Io da quando indosso questa maglia penso di aver vinto poche partite, non soffrendo, sempre sofferto tutte le partite, partendo dalla massima serie a finire in Serie C e in Serie D adesso. Quindi è bello soffrire, ma oggi abbiamo sofferto un po' di più, forse perché abbiamo trovato una squadra che è venuta a giocarsi la partita della vita, ma lo sappiamo che ogni domenica è così. L'importante, come hai detto tu, sono i tre punti. Un altro passo avanti, un'altra vittoria dove ci permette di mantenere la distanza dalle inseguitrici che hanno vinto tutte oggi. Il nostro obiettivo è chiaro e limpido, è vincere il campionato. Poi soffrendo o non soffrendo fa parte del calcio. Avete visto, penso che lo state vedendo tutti in mondiale, chi è che pensava che il Marocco si potesse giocare una finale in semifinale con la Francia? Il calcio è anche questo, ci sono i pronostici che possono essere ricambiati e noi siamo contenti della vittoria nonostante abbiamo sofferto, però fa parte del calcio. C'è stato un pizzico di anche paura, forse mentale, nel finale che vi ha causato poi queste difficoltà? Ma paura no, sicuramente inconsciamente il fatto che loro sono rimasti in 10 negli ultimi minuti ha fatto sì che ci sia stato un rilassamento, ma questo non deve succedere, perché poi sappiamo che alla fine un tiro svigolato può succedere, che possono trovare il pareggio e poi dopo va a riaccontarla e a rimettere in moto la partita. È stato bravo il portiere e quindi penso che per noi è importante ritornare alla vittoria, perché venivamo da un pareggio di San Cataldo. Ora abbiamo altre due partite dove noi cercheremo, con l'aiuto di tutti i compagni e di tutti, di far bottino pieno e chiudere, penso, un girone d'andata importante. Fa benissimo, perché noi siamo partiti da 3 agosto, da 3 agosto stiamo spingendo, da 3 agosto eravamo in 12, ogni giorno venivano giocatori nuovi, quindi amalgamare il gruppo non è stato facile. Fortunatamente tutti si sono calati nella mentalità, hanno capito il progetto importante che è Catania, e chi gioca e chi non gioca sa che è importante vincere un campionato nel Catania, e quindi abbiamo spinto tanto. Si vede che adesso siamo quasi arrivati al giro di boa, e penso che staccare un po' aiuta sia fisicamente che mentalmente. Questo però deve venire dopo il 21 sera, perché se viene adesso non abbiamo fatto niente, buttiamo tutto all'aria. Il mister ci aveva detto di non essere precipitosi nel secondo tempo, di far girare la palla velocemente, e penso che si sia visto, no? Da una parte all'altra, dove c'è stato i primi 10 minuti un rimbalzo nella porta dell'avversa. Non abbiamo trovato subito il gol, perché ci sono state occasioni, un gol annullato che non lo so se era fuori gioco, perché io da centrocampo non riesco a vederlo, però poi c'è stata una grande forza di sbloccare subito la partita. Poi c'è stato un momento di gestione dove lì sicuramente dobbiamo essere più bravi nel gestire per non soffrire, perché poi nel gestire abbiamo avuto due occasioni che potevano pareggiare la partita, e questo non può capitare con una squadra del genere. Mi fanno ridere queste cose, però purtroppo io ci vivo qua, so come ragiona il tifoso, so che Ciccio da una parte è buono, Ciccio da una parte non è buono. Non posso piacere a tutti. Io sono contento che Catania vince, poi che Ciccio gioca 90 minuti o 60 o 50, non è questo il problema. La mia carriera l'ho fatta, voi l'avete vista, siete state partecipi delle geste che ho fatto qui nel Catania. Quindi l'importante è che per me vince Catania, poi che il mister mi fa uscire e mi fa giocare 90 minuti come oggi. Ci sta che io ci resto male quando esco, però fa parte del calcio. Un minuto mi passa e poi ritorno a fare il tifo un'altra volta. Come sempre. Ma io mi alleno, ragazzi. Io non salto in allenamento. Potrei saltare ogni tanto in allenamento, che mi dicono oggi non fa partire, invece io faccio tutto. Perché io amo questo lavoro, vado a campo prima perché c'è ancora il fuoco dentro. Quando questo verrà a mancare, mi metterò da parte. Fin quando questo c'è, non mi tirerò indietro. No, l'importante è che Catania vince, questo è poco ma sicuro. Poi se viene anche gol è una cosa in più, però mi piace anche fare l'assist, no? Oggi ho dato la palla a Ciccio che poteva fare gol, su una posizione che è rimasta lì Ciccio ha fatto gol. Ti ripeto, è importante, ma per gli attaccanti, per me se viene è una cosa in più, mi piace far gol.